cavalca il conte Guido per la Toscana, la lanza in manca il porta e la bandiera, la lanza in manca il porta e la bandiera. Bene bene, salve a tutti, Vincent Warlike, benvenuti nel mio canale. Allora, guardiamo un po', perché volevo cacciare questi eserciti indipendenti corsi appartenenti ex genovesi, e volevo cacciarli, però abbiamo visto che insomma sono, ti sconfiggerò lealmente, eserciti mio degno nemico. Molto Dio vedrà che in battaglia pompati, cioè seguiamo la giustizia, con un grado di esperienza d'argento, quindi hanno 4 punti di esperienza praticamente. E per farlo dobbiamo almeno correre a chiamare dei rinforzi. Ok, i rinforzi li possiamo prendere da Alghero. Quante unità abbiamo all'interno? Siamo quasi pieni. Un po' siamo stati decimati perché abbiamo combattuto già contro un altro schieramento. Allora, fammi vedere. Allora, prima cosa, innanzitutto, Vostra Maestà, metto fuori le mura alcune unità. Sì, Vostra Maestà, lascio dentro poche unità per vedere di che nel prossimo turno magari di non avere, ho paura di perdere, però muoversi, fammi vedere. Mio signore, ma no, stavo pensando di non lasciarli dentro per la peste, cioè vabbè, non mandarli in giro di sicuro dentro gli altri insediamenti, perché comunque è un casino, dopo mi porto in giro la peste. Però questi dobbiamo tenerli fermi qua in quarantena per forza, se no veramente è un macello. Allora niente, dai, passiamo oltre. Sì, mio queste signore, mie idee bislacche. Andiamo ai molli di Alghero. I vostri ordini, nobile signore. Carichiamo tutti, sì. Lasciamo a casa qua i kit a buia cheso, tanto non sono fortissimi e non hanno nessuna né esperienza né niente. Allora, sbarchiamo dietro il castello di Aiaccio. Che sia benedetto il signore. Ottimo. Di nuovo a terra. Ottimo, nobile sire. Ottimo. Allora, certamente mio signore. Qua per fare una cosa interessante, allora fammi vedere un po', È un onore servirvi. Allora teniamo Ugone. Sì sire, nobile sire. I vostri ordini. È un onore servirvi. Il priore. Allora, teniamo i vostri ordini, nobile signore. I due della Gherardesca. Sì, sire. Come comandanti. I vostri ordini, nobile signore. Ok. Delle due armate, perché Ugone è giovane, lo so, appunto, voglio farlo crescere come generale. E più facciamo così, così sistemiamo anche le unità. Vostra Maestà, le ordini. Due cavallerie ancora. Comandate. Ordini. Sì, ordini. Comandate. Allora, praticamente voglio fare, sì, adesso qua li sistemo così. Comandate. Sì. Anche in battaglia li trovo più facilmente. Comandate. Ordini. Ok, ci siamo. Praticamente queste unità di cavalleria entreranno come alleate IA, quindi essendo anche cavalleria faranno prima arrivare sul campo di battaglia, mentre Ugone guiderà tutto l'esercito di fanteria. Ottimo. Dividiamole. È un onore condurre questo nobile sire. Allora, spostiamo qua la cavalleria, la sposto qua. Sì. Ok, ottimo, ci siamo ragazzi.
Mentre sì, con sire. Ugone sì. attacchiamo il grosso dell'esercito. Ci scontreremo con loro con onore, okay, mio signore. Ok, allora permette all'IA. Sì, certo, l'IA controllerà questa armata. Comanda questo esercito in battaglia. No, permettiamo all'IA il controllo di questa armata, perché se mettiamo noi il controllo entreranno uno alla volta, man mano che una delle nostre unità va via. Non è come in Attila o in Rom 2 che insomma le unità arrivano, puoi guidare eserciti enormi, qua non si può fare purtroppo. Abbiamo 2425 uomini contro 2000 uomini, comunque vediamo che il rapporto delle forze è a favore dei regni indipendenti, come abbiamo detto, perché hanno un upgrade molto elevato. Fortunatamente noi abbiamo uno scudo di protezione, poco male. Andiamo subito sul campo di battaglia a vedere di liberare la Corsica dagli schieramenti ribelli. Otterremo una vittoria nel nome di Dio. Allora, eccoci qua, esercito schierato, abbiamo davanti tutti i nostri arcieri, muro di scudi con i nostri, la milizia comunale, e qui abbiamo tutta la nostra fanteria. Il nostro esercito di rinforzo dovrebbe arrivare dalla nostra sinistra. Iniziamo la battaglia, guardiamo un po' se riusciamo a fare un po' di schermaglia. Ok, porta la tua Eores sul fianco sinistro. Prepararsi! Gambling, segno il vessillo del re al centro. Grimbold, porta la tua compagnia a destra dopo aver passato le mura. Avanti e non temete l'oscurità! Eccoli, la nostra cavalleria. Eccola qua, ragazzi, ottimo. Molto bene. Allora, noi facciamo una cosa, visto che il nemico l'altro è qua, fa vedere. Ok, ah, è lì. No, 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 non va bene. Accidenti, dobbiamo andare avanti. Dobbiamo avanzare. Allora, lo mettiamo adesso in offensiva, mettiamolo in difesa, ok. Sia lode al signore! Oh, già! I nostri hanno ucciso il generale nemico. Ora i suoi uomini si perderanno d'animo. Vai! Scusate se non parlo, ma... Avanti, 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 avanti! Arcieri! Arcieri! In corsa! Guerrieri con spada! Dobbiamo andare subito a sfondare le nemiche. Le forze le nemiche sono cavallerie dimezzate ormai. Sono qua, speriamo bene che non cedano. Scusate se non parlo, ma veramente... Andiamo a colpire. Portiamo qua un po' di arcieri, ok, su questo fianco. Avanti.
Sì, a lode al signore. Ottimo, un altro. I nostri hanno ucciso il generale nemico. Era un po' bagattino. Ora i suoi uomini si perderanno d'animo. Aia, 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 via, 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 via. Maledetti. Via, via Ugone di qua. I nemici fuggono dal campo! Inseguite quegli inutili bifolchi! Le forze nemiche sono dimezzate ormai! Purtroppo non ci siamo neanche goduti lo scontro, ma è inevitabile. Qui c'è tanta roba, tanta carne al fuoco da tenere sotto controllo. Andiamo avanti con le nostre unità. I nostri alcuni alzieri hanno subito un po', adesso tiriamo via dei ranghi. Ok, così. Questi qua non cedono. Omini e sdomini, ragazzi, omini e sdomini sono forti. Ma quando la bandiera lampeggia rosso vuol dire che sono ad un punto critico. Magari non passiamo di qua con gli arcieri. Ok, andiamo con il nostro generale a cavallo, Ugone. Avanti. Dai, qui ci sono dei bellatores, eliminiamoli ragazzi, avanti. Dammi qua delle fanterie perché c'era una cavalleria in fuga qua che non vorrei tornasse in campo. Spero che i nostri alleati abbiano fatto bene di non aver perso troppe. Però è la regola che non mi ha dato, non mi ha comunicato. I nemici fuggono dal campo! Inseguite quegli inutili bifolchi! Nemico, nemico, non sono caduti. Allora, lasciamo la battaglia. Direi ottima cosa. Lode al Signore Dio! Il nemico è stato umiliato. Che tutti i testimoni di questo giorno lo ricordino come il giorno della nostra vittoria più gloriosa. Grande, vittoria schiacciante. E detto sia il Signore. Lo ringrazio. Ah! Oh, dai. Non pensavo, ma siamo riusciti a colpire. Qui ci dà anche l'informazione della battaglia che è avvenuta. Se ci riesce a prenderlo, perché non è detto che lo prenda. Comunque, vabbè. E qua, anche qui abbiamo il simbolo della battaglia. Ah, qua, teatro di battaglia famosa. Vincitore Guido. Repubblica Pisana, sconfitto Berto Grimaldi. Qua anche qui dovrebbe esserci l'informazione, ma è difficile andarla a prendere. Forse così. Ah, teatro di battaglia famosa 1159. Vincitore Ugone della Gherardesca. Grande Ugone. Grande Ugone. Guardiamo un po' della nostra cavalleria. Ah, ragazzi, abbiamo perso due generali. Abbiamo perso due generali, però il nostro priore Roberto della Gherardesca c'è ancora, quindi ottimo, ottima cosa. Il padre di Ugone, Ugone che guadagna due baffi d'argento. Tesoro del nemico, ragazzi, abbiamo il tesoro del nemico, quindi dobbiamo condurre Ugone della Gherardesca a... alla capitale in modo da poter... prendere, allora abbiamo, sembra valere non meno di 3000 bizanti. Bene, più 3 morale tutte le truppe in campo, meno 15 punti di movimento, questo sono tanti, meno 3 di sicurezza personale, non va bene, però ottima cosa.
guadagna un po' di comando, 18 anni, mi sembra una ottima, ottima cosa. Allora, quindi... Sì, mio signore. È un onore servirvi. Il nostro Ugone adesso... Ordini, sì. Marciamo! I vostri ordini, nobile signore. Allora... Vostra maestà, comandate. Sì, ordini, comandate. Quattro... Ok, adesso... Sì, ordini. Riporto un po' nobile sire. Di unità all'interno degli insediamenti qua. Cosa abbiamo? Due taglie, due... Ok. Le riporto un po' nei propri luoghi. Comandate. Ordini. Okay, comandate. Ordini. Qua. Muoversi. Perché adesso al momento le città le lascerò guarnite di milizia comunale e degli arcieri. È ora che iniziamo a reclutare anche della roba migliore. Ok, espansione al seguito. Ugone del Geraldesca, non riesco a parlare, miseria. Tesoro del generale nemico. Adesso lo andiamo a portare immediatamente è alla capitale. Io sì, ai vostri occhi. Ok, possiamo sbarcare qui. Gonfie bene. Allora, qui abbiamo domani, passato i due turni. Ok, nobile bene. A Toledo. Mi parlerò. Avete una proposta per la nostra gente? Andiamo a chiedere diritti commerciali. Non vedo alcun ostacolo. Altre proposte dal e vostro signore? E come mi ha scritto Nicola Fatati, andate sempre a spulciare un po' nei commenti, se ci sono i commenti di Nicola, perché ci sono cose sempre molto interessanti che io le conosco parzialmente e non conosco certe dinamiche un po' più profonde del gioco. Ok, quindi chiediamo informazioni geografiche, gliele vendiamo le informazioni geografiche con un contributo occasionale di 1, 2... 2, 4, 6, ho 1000 fiorini, perché possiamo chiedere, come dice Nicola, vendere le informazioni geografiche, soprattutto in uno stato che non è nostro confinante, quindi non conosce i nostri confini. Possiamo chiedere all'incirca 200 bisanti per ogni nostra regione di possesso. Noi al momento ne abbiamo 5, quindi 1000 fiorini, ok. È esigente, se esigente. Allora, proviamo a chiedergliene intanto. Ma sai che volevo fare anche un'alleanza con questi qua? Proviamo a chiedergliene 400, diamogli almeno due insediamenti. No, non accetteremo. 250 informazioni geografiche, va bene, dai, adesso ci accontentiamo. Intanto prendiamo qualcosina. Ok, intanto non siamo più a meno 700, ma meno 488. Questo conclude il nostro incontro. Andiamo giusto? Verso gli aragonesi, così ci imbarchiamo, poi successivamente... Vado. Finisce il viaggio di oggi. E qua sì, abbiamo mio signore. La nostra barchetta. Sì, mio signore. La parcheggio qua a Tortosa. La parcheggio. Ok, e in più abbiamo anche qua, come Nicola dice, se trovo un insediamento. Naturalmente, mio signore. Qua ci dovrebbe molto essere bene, un castello. Molto bene, mio signore. Miseria, ma dov'è? Naturalmente, oh, mio signore. Il castello di Stauffen del Sacro Romano Impero. Allora, cosa ci dice Nicola? Che se noi, con il nostro diplomatico, emissario, quello che è, facciamo dei diritti commerciali con l'Impero Romano d'Oriente o qualunque altro fazione, e all'interno delle regioni del Sacro Romano Impero, in questo caso, mettiamo un mercante, anche il mercante guadagnerà da questi accordi commerciali. Adesso
nella fattispecie non so quanto possa andare a guadagnare il mercante, possiamo comunque andarlo a vedere. Adesso il commercio, quindi il commercio, commercio dei mercanti, miniere, commercio, quindi il commercio dalle, come si dice, dal cose commerciali con le altre fazioni guadagniamo 670, quindi guardiamo questo dato qua, mentre il nostro mercante, beh, vabbè, l'abbiamo visto, 292 bisanti, ce lo dà anche qua, ok, commercio con sì, dei mercanti 292, anche perché adesso ne abbiamo uno solo, quindi andiamo a vedere un po'. Sì, signore, chiedo udienza. Che cosa vorreste proporre, nobile signore? Allora, Holstaufen, che io vorrei fare intanto un'alleanza con loro, sicuramente. Guardiamo. No, ciò non accadrà. Molto allora, bene. Allora, iniziamo con diritti commerciali. Dimenticate no, questo. No, dai, non ci posso credere. Alla prossima tutti volta. Tutti super stronzi, mi toccherà di aspettare un altro turno. Il problema. Mannaggia la miseria, volevo vedere, subito a chiedere l'alleanza, invece dovevo. Allora, Raniero a Di Maro, dove cazzo sta Raniero Di Maro, chi è? Ah, qua a Firenze. Ok, questo personaggio qua. Andiamo subito ad ammazzare un bel fiorentino per il nostro amico. Gioco male. Di chi o di cosa mi devo sbarazzare, signore? 95% lo andiamo a ammazzare. Nemmeno mi vedrà arrivare. Minuto. Allora, la nostra spia. Per dove, sire? Non so se deposito più o meno questa roba qua. Mi sembra che l'aveva già depositata, però non sparisce mai sta roba qua. Il duomo qua, non c'è il duomo qua dentro, qui un duomo, una cattedrale non ce l'ho, la cattedrale qua c'è una cattedrale, no, chiesetta, oppure cos'è che diceva, un che cos'è che mi diceva qua della reliquia, con reliquiario, una fortezza con reliquiario o chiesa pro cattedrale, ma che cazzo ce l'ha sta roba qua? Non ce l'ho, fammi vedere, la chiesa. Ah, bottega del cartaio, questa l'abbiamo sbloccata. Ordine del Tao. Buona salute, il costo del riaddestramento ridotto meno 20%. Ah, buono. Non si può reclutare niente? No. È il più antico ordine cavalleresco d'Europa. Ok. Allora, niente, mi perdo qua a fare mille cose, quindi dovrei passare il turno in teoria. Volevo muovere un po' di roba, ma non abbiamo soldi e non abbiamo niente, cazzo di niente. Allora, questo qua, qui c'è oro, ragazzi, oro. Abbiamo bisogno di soldi, di oro, vai, passiamo il turno. Allora, turno successivo, ero sotto nel passare il turno, 2276 monete, andiamo subito a riparare il castello, 546 bisanti, andiamo a fare anche una deforestazione, la mettiamo così, così dovrebbe in teoria, ah no, la giusta, e parte anche questo, siamo già in bolletta sparata, siamo già in bolletta. Allora, adesso guardiamo un po', perché devo tenerci delle unità, perché non so se l'ho già detto, non so se l'ho già detto, ma ve lo volevo ricordare, che spesso Cagliari, nel particolar modo, viene attaccata dai pirati.
non solo il porto, ma anche proprio scendono le armate dei ribelli ad attaccare Cagliari. Guarda, ma questa merda. Andate via! Il mio signore vi disprezza. Ok. Infedele. Non è ovvio? Sì. Smettila. Allora, qua. Ai vostri ordini. Disegno la rotta, mio signore. Partiamo. Sì. Qui c'è un esercitino. Sì, sì. Un esercitino qua a fare un nuovo esercito. È un casino. Fammi vedere. Allora, intanto riaddestriamo un po' queste unità qua. Comandate! Ok. Sì, ordini. Perfetto. Vostra maestà! Ok, 139, va bene. Casino. Mamma mia, mi sta scoppiando le orecchie. Dobbiamo fare anche dei sacerdoti, sta roba qua, perché altrimenti morbo imperverso, soldati uccisi 75, molto male. Allora, qui c'è solo il nostro priore, armata. Scendiamo con nobile sire Ugone. È un onore servirvi. Comandate. Ordini. Le cavallerie. Vostra maestà. Tre. Sì, comandate. Ok, scendo con loro. Fammi vedere qua cosa c'è. Ok, questi li teniamo lì. Sì. Sono indeciso, ma della gherardesca priore lo riportiamo. Se lo riportiamo. Sì, sì signore, giù. Scendiamo a terra. Nobile sire. Ok, bisogna che lo riportiamo giù. Marciamo. Lui è. Continueremo alle prime luci. Sì, sire. Ed è il giudice di Arborea. Il giudice di Cagliari, quindi bisogna che stia lì. Allora, e intanto dobbiamo guardare di passare un altro turno per depositare i soldi nelle casse dello Stato. Intanto reclutiamo subito già un sacerdotino e nient'altro. Ci teniamo due soldini da parte. Ok, un riaddestramento da parte di chi? Ok, questi qui. Ordini. Allora, vostra maestà. Riaddestriamo solo questo. Ottimo, ma qua non ci sono i lancieri. Questi lancieri italici li posso riparare solo nel castello. Accidenti, va bene. Allora, qua la situazione è grave. Stiamo messi male a sto punto qua. Sì. Andiamo vostra ad maestà. Unirli. È inutile che li sì. teniamo così. Comandate. Così risparmiamo anche due vostra soldi. Maestà. Ok. Ordini. Comandate. Ordini. Sì. Riaddestriamo. Beh, a riaddestrare adesso aspettiamo un attimo, perché altrimenti. Altrimenti muoiono poi di peste, quindi inutile riaddestrarli adesso. Sì, mio signore. Allora, guardiamo un po' un attimo il di muovere le nostre. Qual è il suo nome? Sto per occuparmi di una persona. Le un nostre luogo. Unità. Volete che so le nostre, uno da visitare? Agenti, scusate. Gli parlerò. Volete discutere qualcosa con noi? Diritti signore. Commerciali. D'accordo. Accetto la vostra. C'è altro che desiderate proporci? Informazioni allora. Geografiche, un contributo di facciamo 600 fierini e bilanciata. L'impero non gradirebbe che accettassi tale okay, proposta. Ok, va bene. È un progresso. Va bene. Molto bene.
Che altro avete da proporci? Un'alleanza è bilanciata, ma gliela chiediamo dopo, lo lascio I qua. I nostri colloqui sono allora, stati molto utili. Allora, diritti commerciali, guardiamo se sono aumentate, magari ancora no, dobbiamo aspettare magari di guardare il prossimo turno. Il nostro emissario qua... Nobile Sire? Questi vanno in guerra? L'emissario lo mandiamo qua sì, agli aragonesi, al rei Don Ramon Berenguer IV di Barcellona. Gli chiediamo diritti commerciali, informazioni geografiche con un contributo di 600 monete e bilanciata. Vi prego, non chiedeteci di accettare ciò che non possiamo. Va bene, così va bene. Siamo d'accordo? Siamo Vi d'accordo. Vi ringraziamo. Salve. Addio, addio, nobile signore. Addio, un onore. Allora, ora salgo a bordo, mio signore. Sì. Direi che, vabbè, qua dai portoghesi ci andiamo un'altra volta, ci mandiamo un altro, quindi allontaniamoci, facciamo attenzione alla flotta nemica qua dei pirati. Dobbiamo evitarli a tutti i costi. Sì, mio signore. Gettare l'ancora fino al mattino. Ok, forse qua c'è però un insediamento francese, eh? Qua se non dico una cavolata, quasi quasi. Dai, passiamo di qua che andiamo Continueremo subito. Continueremo domani. Dai francesi, signore. Vabbè che ci potrei andare con questo, però. Ci vado Sì, mio signore. Vado dai francesi e dai. E dagli inglesi. Seguiamo Gettare qua l'ancora la costa. Fino al mattino. Allora. Abbiamo guadagnato qualcosa, ria destra, una conceria, no, io direi di tenere i soldini da parte, passiamo il turno. Adesso dovremmo incassare un po' di soldi, questi soldi li possiamo investire per... reclutare un esercito, insomma un po' di uomini per attaccare Firenze sicuramente. Ok, è morto il re di Georgia, ma il re di Georgia è bello in crucis, muore sempre subito. Allora volevo dire, precisare una cosa, che le cose che poi ci dice Nico riguardano poi il Vanilla, quindi non è detto che le non è detto che i modder abbiano cambiato certi parametri, quindi non è detto che funzionino o non funzionino. Mio Comunque, signore. Diamo un'occhiata, sempre 292, ma qui siamo in terra poi... perché siamo, siamo nelle Venezie, ovviamente, giustamente direte voi, si guadagna un po' di più, però al momento... Andiamo, torniamo qua Nobile anche dai Sire. Veneziani, perché con i veneziani non ho fatto nulla. Gli parlerò ora, mio signore. Ecco perché non ho Riposerò ottava, qui, mio quindi. Signore. Mercanti, ne possiamo fare altri? Aria destra, eccolo qua, facciamo un mercante sicuramente. E iniziamo a fare un po' di ballistari, fammi vedere. 11, 2, 15... 6, 11, 13. Allora, migliori nella mischia. Carica, armatura, difesa 5, scudo 6, armatura 4, armatura. Vabbè, nettamente migliori. I balistari pisani. E visto che siamo pisani, costo 4,70 per... un mantenimento di 7 bisanti in più e 20 in più di, quindi tanto vale che ci pigliamo i ballistari sicuramente. Allora, costruzione qua al momento devo fare della roba anche per allora riaddestrare qua, aspettiamo. Facciamo intanto anche qua potremmo già fare un mercante, eh? E
che si può diffondere anche la peste, la cosa, gli assassini, abbiamo letto. Allora, potremmo... qua ci serve qualcosa per la salute pubblica. Bonus salute pubblica 5% le latrine pubbliche. Ci costano 1600. Altrimenti qualcosa di più economico. Penso i granai danno salute pubblica e danno 1400. Mulina d'acqua. Ok. Ok, per la salute pubblica, crescita demografica, dovremmo fare queste cose qua. Carro del gonfalone, emissario, allora, l'emporio fiammingo, ok. Allora, io direi di fare 1800, altrimenti cosa c'è qua? Laboratorio. Allora facciamo granai sotterranei, che ci dà un po' più di salute e ordine pubblico dovuto alla felicità. Beh, praticamente dobbiamo eliminare un po' la pestilenza sicuramente, magari con con un po' di salute pubblica. Le latrine mi piacevano di più, però qua c'è due turni solo, vabbè, facciamo quelle lì. Poi vabbè, ci sbattiamo dietro, dopo ci sbattiamo dietro dopo. Allora, qua invece potremmo andare a fare una chiesetta, anche se i forni della pece danno tanta roba, introiti più 15. I forni della pece danno tanta roba, però fammi vedere una chiesetta, mentre qua stiamo costruendo. Ok, qui facciamo il grano dopo. Qui andiamo a fare migliorare sicuramente il porto di Cagliari, perché fa schifo. Ma perché così tanti soldi? Volevo tenermi un po' di soldini, perché voglio reclutare della gente. I vostri ordini, nobile allora, signore. Allora, 1, 2, 3, 4, ordini. Andate qui. Mio signore. Sì, sire. Mentre voi andate con qua. Con onore. Ottimo, così ce ne stiamo un po' anche in difesa. Bene. Sì. Riportiamo qua l'imbarcazione qua. Allora vabbè, questi vado a fare avanti il retrain ad Ayaccio. Sì, mio signore. È l'unico posto dove possiamo fargli fare un po' di retrain. Sì, signore. Conduco gli uomini a terra, vostra maestà. E reclutiamo. Vabbè, si stiamo già mettendo a posto qua agenti. Ma chi cazzo è questo qua? Corrado Caetani, nuovo familiare, 16 anni, dinastia Caetani, ok. Questo cosa dice? Novellino. Può iniziare l'educazione scolastica, vabbè. Mio signore? 84, 85. Vogliamo un po', 86, 84, 81, 82, 83. Stavo guardando dov'è che poteva servire, lo lasciamo lì. Sì, allora 63 ha aumentato 27. Ma questi eserciti qui che stanno sempre qua del Papa, che cazzo vogliono? Allora 63 è già un buon livello. Allora, questo l'abbiamo già spiato. Ah, volevo spiare un po' di roba. Allora, andiamo a fare un giretto qua, a vedere se c'è qualcuno da spiare. Intanto guardiamo la situation. 75, 63. Capitano 88, un commerciante danese. Ok, andiamo a spiare il commerciante danese. I bolognesi e i veneziani, si stanno per andare ad accaparrare sicuramente
Chi vi ha infastidito? Bologna, non va bene. Di chi o di cosa mi devo sbarazzare, signore? Pugnale, veleno o strangolamento? È una decisione difficile. Cazzarola. Dovremmo entrare in guerra con Venezia. Venezia che ha anche già la città di Milano. Mamma mia, questi viaggiano, viaggiano, che è un brutto lavoro. Dobbiamo prendere sicuramente Firenze e ovviamente Spoleto. Abbiamo bisogno di un castello sulla città, sulla terraferma. Allora, resoconto delle strutture. Banco del Grano, Cagliari è pronto. Maturità per Gaetano, Corrado Caetani. Nuovo familiare Notto della Gherardesca. Nuovo familiare Ugolino della Gherardesca. Ok. Cristiano cattolico, Ugolino della Gherardesca. Podestà di Pisa, fedeltà più uno, comando più uno. Ok, va bene. Dinastia Caetani. Ok. Più uno di fascino, più due di fedeltà se il capofazione è Caetani. Il capofazione è un Caetani, quindi va bene così. Abbiamo perso la famiglia degli Appianos, morti padre e figlio in battaglia, ma una battaglia molto cavalleresca. Qui abbiamo diverse figlie. 00 1 4 16. Ok, non ci sono più in vista dei nuovi figli che arrivano. Volevo dare un attimo un'occhiata qua alla cosa del Papa. Dove cacchio siamo noi? Ah, siamo primi sacerdoti preferati. Bene. Ok, quando è che muore sto Papa qua? Papa Adriano IV. Ok, bene. Comandate. Allora, abbiamo fatto, perché mi dimentico le cose, fatto non fatto. Sì. Sì, ok. Dai, passa di qua, ma sì, ci sono mio signore. Pirate. Continueremo domani, mio signore. Sì. Ai vostri ordini. Questa qua c'è anche, sì, la spada, dovrei fare il retrain lì e qua a Pisa. Allora, passiamo il turno. Allora, nuova eresia, nozze in vista Corrado Caetani, è appena diventato maggiorenne. Anastasia Gitil, va bene, accettiamolo, così farà dei figli anche lui. Celebrazioni nuziali, resoconto, palestriere e mercante. Ok, cavolo, bene. Allora, prendiamo immediatamente il nostro, sì, mercante, mio signore, che fa, beh, non fa neanche tanto cagare. 4 punti, lo mandiamo immediatamente qui a raccogliere il giro dell'oca. Vabbè, fate il giro dell'oca. Il problema. Andiamo a compiere la nostra Sto missione. Sto per occuparmi di una. Grande, abbiamo guadagnato, chissà che robaccia ci dà. Palvesare comunali, quindi di palestrieri ne abbiamo a sufficienza al momento, quindi andiamo a riaddestrare le nostre cavallerie, poi reclutiamo 3 taghieri, ragazzi. E 3 taghieri al momento direi che sono più che sufficienti. Possiamo reclutare anche un altro mercante, lo reclutiamo qua a Genova. E qui reclutiamo reclutiamo allora, fammi vedere. Ma niente, dai, al momento ci teniamo così, se no finiamo sempre subito i soldi. Sì, sì. Facciamo un po' di spionaggio il commerciante, sì, danese. Indago. Ma banco fraudulento, pieno di finanza, ottimo. Espansione al seguito, Giorgio Pessina. Monetazione battuta. Abbiamo acquisito un'altra
avvelenatore capace di fornire in modo elegante e discreto il nostro assassino. Missione compiuta, abbiamo guadagnato 3 unità di palvesari. Ok, il filmato, abbiamo guadagnato qualcos'altro. Il nostro spione, ragazzi, danzatrice, cos'è? Per sollazzare un gruppo di uomini non c'è nulla di meglio dell'ancheggiare di una figura femminile, +2 dell'abilità della gente, tecnologia, monetazione battuta, o per coniare le monete coniate al martello sono prodotte disponendo un dischetto liscio di metallo. Ottimo, porta questo personaggio nella capitale, lo riportiamo nella capitale, ok. Come desideri. Che se andiamo avanti indietro per la capitale in continuazione. Allora, pronto, potevo raccogliere un po' di risorse nel tragitto. Guardate, solo qua vicino a casa, 118 vado. Bisanti ci prendiamo per... Un onore. Con le armi qua, armi e cavalli. Allora, volevo parlare con i fiorentini, prendere diritti commerciali al sì, momento. Sì, signore, chiedo udienza. Spererei che qui, non ora. Cada la Bologna, però ne dubito. Qui intanto Papa Adriano si è messo a capo dell'armata. Allora, guardiamo un po', ordini. Portiamo dentro avanti i così. Nostri uomini. Adesso volevo farmi anche, a dire la verità, quanti sono questi? Di 114 100 ne avanzano. Sì. 9, ok, quindi riaddestriamo questi 9, perfetto, così hanno preso tutti e due il buffo di esperienza. Prendiamo, allora qua vorrei reclutare anche qui un mercante. Guardiamo dove c'è un mercato più... mercato, questo è grossino, questo mercato qua, mercatone, mercatone German Box, ah no, devo guardare poi qui, indica la banco del grano, questo è piccolo, qui abbiamo invece banco del grano, qui il grano manco ce l'abbiamo, allora... fammi vedere, allora i taglieri sono sicuramente le prossime unità di lancieri, perché poi i lancieri italici li possiamo reclutare solo nei castelli, invece i taglieri li possiamo reclutare sia nelle città che nei castelli, e sono un po' più forti, 7215, 7214, 55, 456. Sono più forti con lo scudo, sicuramente, un po' meno di armatura. Hanno un costo di mantenimento leggermente superiore. Però hanno anche molto più di un punto in più di difesa, dai, più di difesa. Quindi anche qua reclutiamo taglieri, eventualmente poi questi lancieri italici li posso lasciare anche qui. Adesso vediamo un po'. Allora, direi, ragazzi, mio signore, di salutarci, sì, e ci vediamo nel prossimo episodio. Forse qua anche con loro potrei vendergli informazioni a gonfie vele. Non lascio la nave. Niente. Sì, mio signore, avete una proposta per noi, nobile alleato? Allora, facciamo... No, ma che cessione, che cacchio dice? No. Guardiamo se ci danno qualcosina. No. E così. Allora, informazioni geografiche, esigente. E io voglio le informazioni sue geografiche, quindi gli diamo un contributo occasionale di
400 monete. Ti do un accesso militare? No. Ma che alleati di merda. Mazzarola. Così tanto? Aspetta che faccio una missione per andare a guadagnare in giro. Io voglio anche 600. Niente, con 700 è bilanciata. No, non vedo come potrebbe funzionare. Vaffanculo. Questo conclude il nostro incontro. Molto bene. Mamma mia, che diplomazia di merda che c'è, raga, no? Sì, mio signore. Cavolo, attaccato. Non possiamo procedere oltre, mio signore. Allora, dai, niente. Gente, dopo sta cagata qua, vi saluto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti.